Iniziamo con l'oggetto numero 1, interroga il consigliere Bianconi, risponde l'assessore Fioroni, fiscalità di vantaggio e potenziamento dei servizi alla persona per scongiurare lo spopolamento di tutte le aree interne dell'Umbria. Prego, consigliere Bianconi. Grazie Presidente. Prima di illustrare quest'atto, il mio pensiero anche questa mattina va a tutte le popolazioni, a tutte le persone che soffrono per la guerra in Ucraina. Spero che quest'Aula mi darà la possibilità poi di presentare una mozione urgente su questo argomento. Per quanto riguarda invece l'atto che presento questa mattina, questa interrogazione tratta un tema, anche in questo caso, legato ai più deboli che vivono nelle aree più complicate della nostra regione, le aree interne, delle aree che sono state definite, catalogate, per le quali sono state identificati comuni, sono state identificate le maggiori criticità, e da anni si parla di iniziative, di azioni per cercare di alleviare le complessità che chi vive nelle aree interne oggi vive. La vita nelle aree interne è diventata ancora più complicata a seguito delle crisi che stiamo vivendo. Penso al Covid, che sui più deboli, sulle persone che sono sensibili alla sanità, hanno percepito ancora di più quanto è difficile, quanto è rischioso a volte essere lontani dai servizi, in questo caso lontani dai servizi che possono salvarti la vita, nel caso degli studenti lontani dai servizi per avere una formazione adeguata, nel caso degli imprenditori, dell'economia, fiaccato ulteriormente dalla crisi del Covid, in alcuni casi dal terremoto, quanto l'economia è più lenta in queste zone. E poi oggi, se prendiamo in considerazione anche le cause, l'aumento dei costi generato da questa guerra, tutto ciò viene amplificato alla N. Vuol dire vivere nelle aree interne oggi costa di più, perché prendere la macchina e fare 100 chilometri, 80 chilometri per rincorrere i servizi, da quelli sanitari a quelli scolastici, a quelli economici, a quelli sociali, perché spesso c'è un problema anche di servizi sociali alla persona, ecco, oggi facendo i conti, vivere in questi luoghi conviene a pochi. E quindi questo spopolamento continuo di persone, di anziani, di persone sensibili, si amplifica a tutti i livelli e non si argina. La Toscana, a tal riguardo, ha condiviso con la sua assemblea legislativa un atto importante. Ecco, e io lo sposto perché poi di fatto segue i principi che l'Unione Europea rappresenta. L'Unione Europea mette in linea di principio la possibilità di concedere da parte degli Stati aiuti economici volti a favorire e a sostenere lo sviluppo di determinate aree e regioni particolarmente svantaggiate, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni di complessive degli scambi all'interno dell'Unione stessa e dunque non pregiudichino la concorrenza e la libera circolazione dei beni e dei servizi. Ecco, questi principi danno questa possibilità. Sappiamo che è aperta una discussione all'interno del nostro Parlamento, all'interno del Governo, al fine di individuare una fiscalità di vantaggio per questi territori. Perché in territori dove si hanno meno servizi, in cui l'economia gira meno, le cose non possono costare come in altri territori. Per questo motivo interrogo la Giunta per sapere se cosa intende fare per arginare i sempre meno servizi sanitari, scolastici e sociali per le persone che abitano le aree interne dell'Umbria, se e quali modalità intende
in quale modalità intende attivarsi nell'ambito della conferenza Stato-Regione o in ogni altra sede istituzionale ritenuta opportuna nei confronti del Governo e del Parlamento affinché nell'ambito della complessiva riorganizzazione del sistema fiscale siano inserite misure volte a creare una fiscalità di vantaggio a beneficio delle aree interne e montane dell'Umbria, tenendo anche conto della discussione avviata in Parlamento sulla riforma fiscale. Ciò in particolare al fine di compensare i minori servizi alla persona e di maggiori costi per poter usufruire, rendere più appetibile lavorare e fare impresa in aree con pochi servizi alla persona e in sofferenza economica, così da combattere lo spopolamento. Grazie. Grazie consigliere Bianconi, prego assessore Fioroni per la risposta. Sì, la strategia nazionale per le aree interne è finalizzata a contrastare il trend di spopolamento che caratterizza i territori marginali in Italia con due direttrici. Scusi assessore, mi perdoni, sento tanto brusio in aula e fuori dall'aula. Prego il silenzio. Grazie. Da un lato rafforzando quelli che sono i servizi essenziali di cittadinanza e dall'altro individuando interventi di sviluppo locale che sono sostenuti da fondi comunitari. In questo scenario la Regione Umbria ha di fatto declinato la programmazione territoriale individuando tre aree interne: il sud-ovest orvietano, che è un'area pilota che include 20 comuni, il nord-est Umbria, che raggruppa 10 comuni, e la Valnerina, che comprende 14 comuni. A fine di migliorare i servizi essenziali per le comunità delle aree interne, nel corso della programmazione 2014-2020, la Giunta ha finanziato interventi volti a potenziare settori come istruzione, sanità e sociali in maniera diretta, ma anche indirettamente attraverso il miglioramento di servizi di mobilità necessari per garantire una più agevole fruizione di questi servizi, per un totale di risorse stanziate di 14.220.000 euro. In ambito istruzione sono stati stanziati complessivamente 3.597.000 euro per interventi di miglioramento della qualità didattica attraverso il potenziamento delle dotazioni informatiche e la sperimentazione di modelli innovativi di insegnamento e l'istituzione anche di laboratori territoriali volti a sviluppare e valorizzare le ricchezze e le potenzialità delle rispettive aree. Nell'ambito invece della salute e del sociale, le risorse complessive stanziate sono state di 6.192.000 euro, rivolte al rafforzamento dei servizi sociosanitari di prossimità, con particolare attenzione allo sviluppo ed utilizzo di tecnologie informatiche e al rafforzamento delle strutture più vicine al territorio, come farmacie rurali, al fine di ridurre il tasso di ospedalizzazione e garantire servizi sanitari di base, incentivando il mantenimento della residenzialità nei territori delle aree interne. In ambito mobilità, invece, gli interventi hanno avuto ad oggetto la razionalizzazione dei sistemi di mobilità, il potenziamento del servizio di trasporto scolastico e del trasporto sociale e in particolare a favore dei piccoli centri, per un totale di risorse complessivamente di 4.430.000 euro. Nella nuova programmazione la Giunta intende confermare e rafforzare la politica di investimento nelle aree interne, ampliando il raggio dei territori che sono interessanti dall'azione della SNAI. Questo intervento è stato espresso sin dalla fase preliminare e chiaramente enunciato non solo nel documento verso il quadro strategico regionale che è stato adottato con DGR dell'11 marzo 2020, ma anche negli orientamenti strategici per la programmazione europea FESR FSE 2021-2027, oggetto della DGR numero 181 del 2 marzo 2022. Il Governo ha approvato inoltre un disegno di legge volto all'introduzione di misure organiche finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa delle aree montane, che risultano essere coincidenti con alcune aree interne individuate dalla programmazione territoriale SNAI, prevedendo un impegno di spesa di 100 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2023. Nel quadro della complessiva riorganizzazione della riforma fiscale avviata a seguito dell'approvazione della legge delega al Governo,
La giunta regionale, per combattere lo spopolamento delle aree interne della regione, sarà parte attiva nel proporre nelle sedi delegate l'introduzione di misure a vantaggio di queste aree. Grazie assessore, prego consigliere Bianconi per la replica. Grazie vicepresidente, ringrazio l'assessore per le informazioni che ha condiviso oggi in quest'aula. Credo che gli investimenti sicuramente effettuati siano investimenti utili che volgono un po' a drenare i problemi di queste aree. Allo stesso tempo credo che ci sia bisogno di investimenti proprio strutturali, statici di lungo periodo. Quindi mi auguro che la Regione dell'Umbria, ripeto, nel svolgere il suo ruolo nella conferenza Stato-Regioni, riesca a, insieme alle altre regioni, come farà sicuramente la Toscana e altre regioni italiane, a far sentire la sua voce, perché al momento lo spopolamento non è stato arginato, la depressione continua e i problemi sono ancora tutti lì, quelli dei servizi alla persona e quelli sociali. Quindi un intervento netto sulla fiscalità di vantaggio può essere una strada, e l'altra che suggerisco è riaprire una partecipazione, un dialogo in questi territori per capire meglio quelle che sono le priorità sociali prima di tutto. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'oggetto numero 2, legge regionale 16 luglio 2020, numero 6, ulteriori modificazioni e integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2013, numero 30, disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, stato di attuazione e intendimenti della giunta regionale. Prego consigliere Fora. Sì, buongiorno agli assessori e alla presidenza. L'interrogazione ha come oggetto l'attuazione della legge regionale 6/2020, una legge che quest'Aula ha approvato all'unanimità, forse credo la prima legge che è stata approvata all'unanimità da quest'Aula in questa consiliatura. Un risultato importante grazie al lavoro fatto dalla Commissione, dalla Presidente Pace, da tutti i consiglieri, un risultato che si attendeva da molti anni, perché erano molti anni che tutto il sistema della formazione professionale attendeva un adeguamento normativo con le indicazioni e i recepimenti nazionali che già in molte altre regioni erano state condotte in precedenza. Una legge arrivata dopo appunto 7 anni che permette ai ragazzi che frequentano i percorsi di FP di poter assolvere l'obbligo di istruzione del diritto dovere per i giovani appunto dai 14 ai 17 anni, in alternativa ai percorsi scolastici tradizionali. Ricordo a quest'Aula che in Umbria assolvono a questa funzione una rete di enti di formazione, alcuni dei quali operano da oltre 100 anni nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, enti che peraltro negli ultimi anni si sono anche costituiti in uno strumento unico integrato, il Consorzio Scuole Umbre per il Lavoro, che ha anche consentito, credo, di facilitare un'interlocuzione con la Regione, proprio perché questo segmento di offerta formativa non è un segmento analogo all'offerta formativa classica che sta nel mercato, ma di fatto copre una formazione di carattere pubblico, perché stiamo parlando della formazione dai 14 ai 17 anni, e quindi siamo ancora in un segmento legato all'educazione, al sistema educativo obbligatorio, che evidentemente, anche se il regime sussidiario, è svolto con una funzione di tipo pubblico. Ricordo a quest'Aula che i sistemi FP nel corso degli anni hanno prodotto risultati importanti dal punto di vista occupazionale, così come ricordo che quando approvammo questa legge esaltammo molto tutti insieme il valore di ridare slancio alla formazione professionale, proprio perché anche post-Covid questo segmento riveste un ruolo molto importante da parte anche delle aziende umbre, che sempre di più chiedono figure di carattere tecnico professionale e che quindi potrebbe consentire anche uno sbocco lavorativo immediato per questo segmento d'offerta.
L'interrogazione parte dal fatto che dal 2020 ad oggi, e quindi diciamo che sono passati ormai un anno e mezzo, la legge sostanzialmente non è entrata in vigore, perché ricordo che nella legge era previsto che già dall'anno scolastico 2020-2021 i ragazzi potessero accedere fin dal primo anno all'opzione della facoltà di scelta tra i due percorsi formativi. Così come la legge prevedeva anche di istituire una modalità di accreditamento per questa tipologia di enti diversa dall'accreditamento ordinario complessivo. Così come la legge prevedeva la possibilità di superare la logica della programmazione annuale, in quanto questa tipologia di offerta formativa è di fatto ancora oggi articolata su bandi annuali, ma è evidente che per un percorso triennale dover costantemente ogni anno riproporre progetti limita fortemente la continuità dei percorsi didattici. Vi ricordo che quando affrontammo la legge ci trovavamo in una situazione in cui ragazzi della stessa età di 15 anni, quelli che accedevano alla scuola normale, tra virgolette ordinaria, iniziavano il 15 di settembre, i ragazzi che accedevano alle FP iniziavano a dicembre o a gennaio addirittura. Ecco, la legge prevedeva la possibilità di sanare tutte queste difformità e di finalmente dare dignità importante con una serie di atti a questo segmento d'offerta, compreso, e qui passo la delega dall'assessore Agabite all'assessore Fioroni, anche la possibilità di costituire dei poli tecnico-professionali e di integrare il segmento dell'offerta diritto-dovere con quello dell'offerta formativa superiore, che è un altro importante asse di sviluppo su cui questa regione sta, penso, ma soprattutto credo dovrà investire, soprattutto in relazione ai percorsi ITS. Ecco, tutto ciò premesso, chiedo di capire quali sono i motivi del ritardo nell'attuazione della legge e se e come la Giunta intende attuarla nei prossimi mesi, dando effettuazione concreta a tutti gli strumenti previsti per iniziare l'anno scolastico 2022-2023, e diciamo che siamo già in ritardo perché siamo già a marzo, al fine di poter consentire ai ragazzi e alle loro famiglie di poter compiere anche per l'orientamento e le iscrizioni post terza media, che avverrà nei prossimi mesi, una scelta consapevole e che soprattutto sia innovativa e in grado di dare il valore concreto che si è dispiegato nei confronti di questa legge regionale. C'è un tema legato a due deleghe, che una è in capo all'assessore Agabiti e l'altra è in capo all'assessore Fioroni, che ritengo sia assolutamente funzionale che vengano governate in maniera congiunta, perché il diritto dovere e la formazione professionale sono di fatto un segmento d'offerta integrato che è assolutamente auspicabile che venga in qualche forma, ecco, pianificato e programmato in maniera congiunta. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Fioroni. Consigliere Fora, mi permetta di fare una premessa nella risposta che le darò, che è una premessa secondo me fondamentale, legata a debolezze strutturali che ha il nostro paese, di conseguenza se vogliamo anche la nostra regione. Fra le debolezze strutturali c'è proprio quello di non aver attuato politiche legate alla formazione volte ad pianificare le competenze che sarebbero state necessarie per accompagnare la crescita dei vari settori economici. Non è infatti banale se oggi non è che ci troviamo a fronteggiare una carenza di competenze che riguarda solo i profili più alti, tanto per capirci quelli legati all'automazione, alle tecnologie IT, ma noi abbiamo un gap fra domanda e offerta di lavoro legata alle competenze che riguarda molti settori. Perché? Perché il tema della formazione duale entra nell'agenda italiana con l'insediamento, concretamente in maniera sostanziale, con l'insediamento del Premier Draghi e il fatto che il Premier l'abbia individuato come un punto strategico della politica industriale italiana. Questo significa che la formazione duale, quindi quella formazione che è fatta sia da percorsi di istruzione
ma anche la formazione, la forza della legge del 2013 fu proprio quella di dare pari dignità ai percorsi di istruzione e formazione, ha necessità non solo di strumenti normativi di crescita, di supporto finanziario, ma anche quella di attivare nel nostro Paese, e quindi anche nella nostra Regione, una straordinaria rivoluzione culturale che riguarda la considerazione che nelle famiglie e nella società c'è della formazione professionale. Non è banale, infatti, che il ritardo a cui lei fa riferimento e deriva proprio dalla volontà di evitare di partire in un contesto come quello, se vogliamo, che era caratterizzato dal Covid, in cui non ci sarebbe stata nemmeno la possibilità di fare un'adeguata attività di orientamento nei confronti soprattutto delle famiglie. La sfida culturale, ma lo vediamo con l'ITS, la difficoltà oggi degli ITS è fare il reclutamento di studenti, e stiamo parlando di un tipo di formazione, così come anche di FP, che garantisce tassi di occupabilità altissimi. La sfida è far capire alle famiglie che il successo, ma soprattutto la felicità di un progetto di vita dei propri ragazzi, può essere molto più coerente in uno strumento, in un'attività di formazione professionale, che non in percorsi tradizionali di istruzione. Questa è una sfida culturale che deve riguardare le famiglie, deve riguardare proprio una analisi sociale di questa società. Non è banale nemmeno il fatto che stiamo lavorando, ragionando sull'intera filiera della formazione professionale, come lei giustamente evidenziato. Non ci piace considerare gli FP e gli ITS basta. Noi vediamo anche un pezzo di formazione intermedia che riguarda la formazione superiore, che si chiama IFTS, che noi vogliamo costruire per rafforzare uno scheletro coerente a vari livelli di competenze, per garantire da un lato percorsi di crescita, sviluppo e, ripeto, una giusta la giusta formazione per il giusto candidato rappresenta, spesso vuol dire costruire percorsi di vita soddisfacenti, da un lato per far fronte alla carenza di competenze che ad ogni livello noi ci troviamo a avere. Quindi il sistema delle scuole professionali diventano un sistema fondamentale laddove noi siamo in grado di garantire l'intera filiera della formazione duale. Detto questo, per dar seguito a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta, il servizio regionale competente sta comunque predisponendo l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi di formazione, la cui pubblicazione è prevista in tempi piuttosto stretti, proprio per garantire quello che diceva lei, che l'attuazione dell'anno scolastico 2023 possa avere anche tempi coerenti sull'attività di informazione che va fatta sulle famiglie. Attività che non è banale, lo vediamo in questi giorni, i nostri ETS stanno andando nelle scuole superiori, nei licei, per cercare di fare reclutamento di studenti. La prima sfida è spesso culturale, una sfida in cui spesso non si conoscono cosa sia un ETS e quali siano le possibilità formative che dà ai giovani. Quindi ce l'abbiamo chiaro, è in fase di predisposizione l'avviso, ma la vera sfida che dovremo fare congiunte, le istituzioni anche in questo hanno un ruolo importante, è una sfida culturale per sostenere il sistema della formazione duale. La nuova programmazione comunitaria, il PNRR, finalmente riconoscono, e c'era una stagione in cui non si sapeva di chi fosse la competenza ministeriale degli ITS, riconoscono la formazione duale come un elemento e leva strategica di crescita, diciamo che il contesto è sicuramente favorevole per favorire questa rivoluzione culturale. Mi prego, consigliere Fora, per la... Sì, grazie. Ringrazio l'assessore Fioroni, lo ringrazio perché ha colto lo spirito vero di questa legge, che è quello proprio di far passare per l'Umbria una rivoluzione di carattere culturale, come l'ha chiamata proprio lui,
che per anni ha considerato la formazione professionale la formazione dei poveri, la formazione dei ragazzi che avevano meno possibilità, la formazione per chi non poteva auspicare a percorsi blasonati sul piano del prestigio sociale. E è proprio partendo dalla cultura che si può rimettere in pista un approccio culturale, scusate il bisticcio di parole, a una formazione che non è da meno, ma che valorizza, che costruisce, che sedimenta competenze e che sarà uno dei motori più importanti anche per la rinascita economica di questa regione. E parte dalle scuole questa attività, per questo la legge insisteva molto anche sulle attività di orientamento, perché le scelte dei ragazzi di terza media vengono in maggior parte dei casi condotte attraverso un'attività che viene fatta all'interno delle scuole medie inferiori e delle famiglie, scuole che anch'esse sono molto da accompagnare, perché le chiusure più importanti le abbiamo identificate nel sistema scolastico e quello diciamo più istituzionale, che faticava molto e fatica molto ad aprirsi al territorio. Quindi ben venga tutta, diciamo così, lo spirito e la premessa con la quale si sta affrontando questo percorso. Auspico davvero, e non per me, ma penso per l'Umbria, che davvero possiamo entrare immediatamente, se ho ben capito già un po' ci siamo dentro, ma che diamo forza importante alla fase operativa di questo percorso, perché alcuni mesi diciamo da alcuni mesi dipendono anni, perché è ovvio che lavorando per anni scolastici ogni volta che noi arriviamo a valle di un anno scolastico che sta per partire, se poi lo saltiamo si parla dell'anno successivo. Quindi i mesi prossimi saranno cruciali affinché da settembre davvero la legge e in generale quello che diceva l'assessore, la nuova programmazione dell'FSE, gli obiettivi del PNRR possano dare effettivi risultati concreti a questa innovazione. Grazie.